Eleonore Ferruzzi, ex GF VIP 7, punge lui in una male donne, foto. Eleonore Ferruzzi è tornata ad attaccare Daniele Dal Moro. Tutto è partito da un video pubblicato dalla pagina ufficiale del Grande Fratello VIP 7. In cui veniva immortalata l'ennesima discussione tra l'imprenditore veneto e Oriana Marzoli. L'ex concorrente ha commentato, spiegando che Daniele non ama le donne e che all'interno della casa di Cinecittà ha trovato un pretesto per allontanarle tutte. In principio, Eleonore e Daniele avevano instaurato un bellissimo rapporto nella casa del Grande Fratello VIP 7, l'imprenditore veneto si era più volte confidato con la coinquilina. Ma una volta uscita Eleonore ha cambiato opinione sul 32enne. Domenica 12 marzo, sull'account ufficiale del reality show è comparso un video dal titolo Oriana non accetta niente di me. Tra i vari utenti che hanno commentato, c'è stata anche Eleonore Ferruzzi. L'ex concorrente senza peli sulla lingua ha espresso una critica nei confronti di Dal Moro, finisci la tesoro. Ormai ti hanno sgamato tutti. Poi ha aggiunto, i tuoi falsi litigi, le tue false discussioni ormai non servono più a coprire ciò che sei. Ferruzzi ha proseguito, sostenendo che all'interno della casa di Cinecittà nessuna donna è mai andata bene a Daniele, lui non ama le donne, le disprezza e le maltratta. Il commento di Eleonore Ferruzzi su Daniele Dal Moro non è passato inosservato agli altri utenti. Da un lato c'è chi ha pensato che l'ex Geffina abbia reagito in quel modo solo perché Dal Moro non ha voluto allacciare una relazione con lei. Mentre dall'altra c'è chi ha condiviso il pensiero di Eleonore. A tutti coloro che hanno insinuato che Ferruzzi non abbia digerito il 2 di picche. La diretta è interessata ha deciso di replicare, a me fate semplicemente tanto ridere. L'ex Geffina ha precisato di non essere una bambina che non è in grado di ricevere uno. Poco dopo l'eliminazione dal programma, Eleonore Ferruzzi aveva lanciato una stoccata a Daniele sostenendo che lui fosse focalizzato solo su se stesso senza mai mettersi in discussione, le sue esperienze. Lui ha vissuto tutto e tutto quello che hanno vissuto gli altri non conta nulla. Inoltre aveva sostenuto di aver perso solamente parte del suo tempo dietro a una persona come lui, non è mio amico. Tale commento era stato mostrato anche al diretto interessato che, in puntata, si era detto sorpreso dalle parole della sua amica.